ho preparato per voi la pizza in teglia, una pizza particolare che si realizza con della birra nell'impasto. Ricorda molto la pizza, la classica pizza al taglio che mangiamo nelle pizzerie da asporto. Mi perdonino i puristi della pizza se non rappresenta gli ideali canonici della pizza partenopea, ma è una ricetta alternativa a quelle presenti sul web. Adesso seguitemi e scoprite come prepararla, qual è il procedimento e gli ingredienti. Per la preparazione della nostra pizza al taglio con birra nell'impasto abbiamo bisogno di 200 g di farina 00, 200 g di semola o di farina 0, poi abbiamo bisogno di 3 cucchiai di olio, abbiamo bisogno di 170 g di birra, di 80 g di acqua tiepida che divideremo in due parti. In 40 g andremo a sciogliere mezza bustina di lievito di birra secco e l'altra metà la terremo così. Poi abbiamo bisogno di zucchero, mezzo cucchiaino che ci servirà ad attivare il lievito secco e poi un cucchiaino e mezzo di sale. Procediamo alla preparazione dell'impasto con il Monsieur Cuisine. Quindi iniziamo mettendo nel boccale proprio la birra, i 40 g di acqua tiepida, i 3 cucchiai di olio, la farina, e come ultima cosa il lievito, vedete come si è attivato? Guardate la schiuma. Non mettiamo il sale, lo andiamo a mettere dopo. Chiudiamo il nostro boccale ed impostiamo per due volte la funzione automatica impastare con un ciclo da 45 secondi. Durante la seconda, diciamo, il secondo giro da 45 andremo a mettere un cucchiaino e mezzo di sale. Siamo al secondo giro da 45 secondi, possiamo mettere il sale, per la precisione un cucchiaino e mezzo come vi dicevo prima. E aspettiamo che termini di impastare. Il messè ha finito di impastare, l'impasto si presenta in questa maniera. Adesso aggiungiamo leggermente delle limoni con dell'olio e andiamo a tirare fuori dal boccale. Questo è il nostro impasto, adesso vedete è ancora un po' appiccicoso. Se volete vi potete aiutare con la farina per non farlo appiccicare sulla tavola, ma non si appiccica in maniera eccessiva, quindi potete riuscire anche così. Facciamo una sorta di piegatura dell'impasto molto molto veloce e rapida, senza nessuna raffinatezza, diciamo. Diamo la forma. Al nostro panetto e lo mettiamo a lievitare in una ciotola che abbiamo oleato leggermente, ricoperto con pellicola trasparente. Io faccio lievitare in genere anche per 5 o 6 ore prima della stesura. Quindi diciamo che adesso sono le 13, intorno alle 19 andremo a stendere la nostra pizza in teglia. Ci vediamo dopo. Ho tolto l'impasto dalla ciotola dopo le 6 ore di lievitazione, adesso vado a stenderlo nella teglia che ho leggermente unto di olio e lascio poi riposare per circa mezz'ora prima di condire e di andare ad infornare. Nel frattempo avrò messo a preriscaldare il forno
alla temperatura massima. La pizza è stesa, adesso la vado a condire come più mi piace e la vado a cuocere nel forno che, come vi ho detto, ho preriscaldato la temperatura massima. La farò cuocere 10 minuti circa nella parte inferiore del forno, poi metterò la mozzarella e la porterò nella parte superiore del forno. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco la nostra pizza. Io l'ho preparata con patate e pancetta, con patate e mozzarella e con pesto, mozzarella e mortadella, ma voi potete condirla come vi pare. Con un secondo impasto che avevo preparato ho realizzato un'altra pizza rotonda e rossa, metà amatriciana, quindi con guanciale, pecorino e pepe, e metà margherita. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube In Cucina con Messier e ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia. In più, se volete, potete anche seguire il sito www.messierricette.it. E buona pizza per tutti!